attimo, solo il microfono. Solo due minuti, professore, mi raccomando. Allora, la vera immigrazione, come dire, in termini cospicui, non nasce subito, nasce dopo alcuni lustri, cioè noi abbiamo statistiche molto precise da questo punto di vista, e avrete notato che a me piacciono, voglio dire, le impostazioni di tipo scientifico. Noi abbiamo delle statistiche molto precise, bisognerà aspettare alcuni lustri. Io, ecco, per parlare di Carmine Pinto e di quello che lui dice, un'espressione profondamente offensiva nei confronti della dignità umana, ancor prima che politica civile, eccetera, eccetera, dei nostri padri vissuti in età borbonica, io, se riesco a trovarlo, allora ciò, ecco qua, che questa frase, e poi voglio dire, la formata mi darà ovviamente lo stop. Perché non emigrano da subito? Attenzione, io credo che nessun insegnante osi scrivere una cosa del genere di un solo alunno, e qui io lo trovo scritto, di un popolo intero. La gente, cioè la popolazione del sud, era tanto arretrata da non possedere ancora quell'insieme di minime capabilities, l'espressione sud, quindi le capacità. No, quale insegnante scriverebbe un giudizio del genere di un proprio alunno? Anche un peggiore. Quindi quell'insieme di minime capabilities necessarie per emigrare, come avveniva già per varie regioni del settentrione, e come sarebbe invece poi accaduto nell'ultimo ventennio del secolo, perché sappiamo tutti che dagli anni Ottanta che scoppia il fenomeno dell'emigrazione meridionale. Questo è stato scritto a quattro mani da Benigno, Università di Salerno, come il collega diceva, ricordava, chiedo scusa, Pinto dell'Università di Salerno, e Benigno, non Università di Pisa, ma normale di Pisa. Ma no, no, è un'altra cosa. Ma normale di Pisa. Allora, una cosa di questo genere è profondamente offensiva, perché uno potrebbe rispondere, caspita, no? Ma dopo 30 anni quale capability ci avete dato? Una, cioè quella di andarcene, però è evidente che in questo modo non si fa storiografia scientifica. Ecco perché oggi noi abbiamo un problema di revisione storiografica. Da dove è tratto questo passaggio? Da un numero del 2019, quindi roba recentissima, di Meridiana, curato da Pinto proprio e dal suo collega Benigno, voglio dire, che quindi dice ancora, proclama la necessità della revisione. Ovviamente io sono d'accordissimo con la documentazione di ogni cosa. Infatti, ecco qui, per esempio, qui ci sono le statistiche di Emanuele Felice, di Paolo Malanima, ci sono tutte quante, gliele posso pure dare. E se lei mi farà la cortesia di darmi il suo indirizzo di posta elettronica, perché ne invio ancora altre di cose, voglio dire. Quindi, proprio perché io ho un'impostazione scientifica in questo tipo di studi. Per cui, ripeto, mai come oggi, perché c'è un inasprimento addirittura linguistico contro ogni tentativo di revisione. Borbonismo è il titolo di questa cosa. Per quanti padri nobili possa avere, nobili e non per la verità, possa avere questa espressione, è chiaro che viene usato in funzione polemica. Così come un tempo si parlava di Borbonia Felix, ma nessuno ha detto che questo era il paradiso terrestre. Era uno Stato che aveva i suoi problemi e quindi quelli bisogna esaminare, ma aveva anche i suoi pregi. Tutto qua.